Ragazzi, buongiorno e bentornati incredibile in un nuovo episodio di Sapore di Godo incredibile. E dico questa intro con un entusiasmo pazzesco, ragazzi, perché effettivamente in questi mesi passati, un po' tra me e me, dicevo, ragazzi, non vedo l'ora di iniziare a riregistrare incredibile la serie di Sapore di Godo, ragazzi, che ricordo, per chi si fosse perso l'episodio prologo e il primissimo episodio ufficiale che è uscito qualche mese fa, io avevo fatto il primo episodio e poi mi sono dovuto fermare perché appunto io all'epoca ero a dieta incredibile e quindi dovevo evitare di mangiare schifezze e cose strane incredibili. Ma da adesso, da settembre incredibile, che sono nella mia fase di massa incredibile, devo prendere un bel po' di chili sperando diventino muscoli poderosi e non ciccia pazzesca. E quindi, dato che sono in fase di massa incredibile, ho detto posso fare qualche sgarretto incredibile, cercherò di registrare in questi mesi qualche episodio di Sapore di Godo incredibile. E il primo sarà messo proprio nel Revenge Arc, che è l'arco narrativo che è attivo proprio in questo periodo sul canale incredibile. Quindi, ragazzi, direi di iniziare mostrandovi i prodotti incredibili che assaggeremo in questo video incredibile, anche se probabilmente avrete già uno spoilerino dalla thumbnail del video, che ormai sarà quello il format della thumbnail di questa serie, sarà io che faccio espressioni buffe con un oggetto in primo piano incredibile, tanto per fare quel pseudo clickbait, che poi non è uno pseudo clickbait, però ci siamo capiti, incredibile. Inutile dirvi, Sapore di Godo è una serie dove io assaggio cose strane, vorrei assaggiare cose molto più strane, oppure cose un pochino più sus, che effettivamente io ho anche trovato in questi mesi, ragazzi, ma ve lo dico sinceramente, queste cosine che ho comprato oggi sono low budget e le ho comprate su Amazon e vi metterò i link in descrizione come ho fatto nello scorso video incredibile. Avevo trovato anche altre cose strane, ragazzi, faccio un esempio, avevo trovato delle patatine veramente strane che costavano tipo 3 euro, però 15 euro di spedizione, quindi non è, diciamo, il momento storico più adatto, ragazzi, perché sto letteralmente con le pezze al culo. Però la fortuna mia è che ci sono questi prodottini low budget su Amazon simpatici che io sinceramente non ho mai visto nella vita e quindi li ho comprati, ragazzi, e spero venga un video simpatico e incredibile. Un giorno vi prometto che assaggerò cose veramente spicy, incredibili. Però vediamo un po' gli oggettini che assaggeremo in questo video incredibile, ragazzi. Allora, iniziamo con quello che sarà un pochino la thumbnail del video che avrete visto sicuramente, che sono queste protein chips, le famose patatine proteiche, e queste le ho comprate prima perché costavano poco e poi perché le recensioni non erano molto positive, ragazzi, quindi ho detto che fai, te ne privi, e no che non te ne privi, quindi assaggeremo questa meraviglia incredibile. Poi abbiamo, sempre dalla casa di produzione di queste patatine, che nello scorso episodio abbiamo assaggiato quelle azzurre, abbiamo le patatine con i pompieri poliziotti che hanno un mega peperoncino in mano, ragazzi, guardate quanto ce l'hanno grosso il peperoncino. E le proveremo, sono sweet chili red pepper, quindi potrebbero essere simpatiche, pure questo le recensioni erano abbastanza sus. Poi abbiamo, questa è una chicca per gli appassionati, abbiamo sempre di questa marca, ragazzi, dei video della scorsa volta, se non sbaglio, di questa marca avevamo preso le patatine, quelle all'aceto sus, un po' salate, che mi hanno fatto impazzire. Abbiamo le Vintage Replica 100% Vegan, sono patatine vegane. Questi, diciamo, che erano i tre prodotti più simpatici, poi ho preso questi altri due prodotti, sempre su Amazon, ragazzi, però tecnicamente si potrebbero trovare anche nei supermercati, ma io in tutti i supermercati in cui sono andato di Roma, io queste due cose non le ho mai trovate, però magari nei vostri sono una cosa comune, ragazzi, però per me non esistono queste robe incredibili. Queste sono le, in assoluto, le patatine che le ho pagate di meno nella storia, le ho pagate tipo 60 centesimi, che sono le Valsoia Chips Light, soia e patate. Io questa roba non l'ho mai vista, però erano quotate veramente bene, quindi sono curiosissimo di queste Valsoia Chips, perché della Valsoia conoscevo altri prodotti, ma non le patatine. E poi pure questo della marca Tuk, che penso conoscerete tutti quanti, oppure qualche volta l'ho pure mangiato di Tuk, però questi io non l'ho mai visti. Tuk a cerchietto, gusto sour cream e onion, cioè cipolla e sour cream, cos'è? Tipo crema acida, qualcosa del genere. Ci sono dei prezzemolini sus, del sedano sus, e vedremo che succederà, ragazzi. Questo pure mi attira incredibile. Quindi, ragazzi, questi sono i prodotti che assaggeremo in questo video incredibile. Se vi aspettavate del tonno con la marmite e cipolle, vi prometto che un giorno l'assaggerò, però purtroppo, ragazzi, ripeto, il mio budget adesso è molto basso, quindi devo prendere cosine simpatiche, però costano poco, non cose incredibili, super costose. E poi sinceramente su Amazon quei prodotti credo non ci saranno mai, però magari in futuro, insomma, ho in mente cose simpatiche, ragazzi, tranquilli. Quindi adesso faccio una magia, manco fosse o di no, apparecchiamo incredibile e iniziamo a fare questi assaggi incredibili, quindi magia incredibile. Visto? Sono un mago incredibile, ragazzi, ma che ve lo dico, fa!
Allora, ragazzi, io direi di partire con una cosa chill, che dite? Incredibile. Partiamo proprio da loro, che sono così innocue e incredibili, ragazzi. Tra l'altro, piccolo spoiler, io devo ancora pranzare e sto registrando questo video prima di pranzo. Incredibile. L'altra volta l'avevo fatto dopo pranzo. Sarà una buona idea, ragazzi, lo scopriremo tra poco. Proviamo queste Valsoia chips, ragazzi. Tranquilli, comunque, ho già trovato qualche altra patatina sus per un eventuale prossimo episodio che spero di far uscire prima di Natale, però sicuramente uscirà dopo il video dell'anniversario del canale, ragazzi. Ricordiamo che sono le chips light di soia e patate. L'odore ci sta, ragazzi, e sono pure simpatiche da vedere, ma sembrano gallette, guarda che carine. Allora, come faccio a spiegarvelo? Sono delle chips come base, però è come se ci avessero spolverato sopra il sapore della soia, ragazzi. Io la soia la mangio, se la mangiate anche voi saprete benissimo di cosa sto parlando. Sono veramente buone. Sono buonissime. Cioè, per 100 grammi, 398 kcal. Questi sono 25 grammi, ragazzi. Fate per conto. Insomma, ve lo potete mangiare, incredibile. E praticamente sono contate, ragazzi. Io le sto guardando, sono veramente tipo 15-16 patatine. Però approvo, mi piacciono, belle croccanti. Non dico che le finirò oggi, ma prossima volta che vengo in ufficio queste spariscono. Però buone. Non so se è normale, però forse è la bocca mia, ragazzi. Come se, oltre ad avere un po' un saporino di soia, come se sapessero un po' di brace, ma penso che sia la bocca mia che evidentemente è ubriaca. Però sono molto buone. Tra l'altro c'è scritto non fritte e dice ricche di proteine. Comunque io lo ricordo sempre, come ho fatto nello scorso episodio per Chipster e altre marche sus, io qui ho molto spazio per prodotti incredibili e vi ricordo che c'è lo spazio pubblicitario vuoto del canale incredibile. La Sus e Schedo si divertirebbero tantissimo a magari proporre un prodotto di patatine, ragazzi. Io non sto insinuando niente, ragazzi, voglio riproporre la battuta che ho fatto nello scorso video, cioè che come capisco quei due sul server che solamente mangiando delle patatine io già devo pulire per terra. Infatti ho la scova pronta lì a pulire, perché non potete capire quanto si smollica facendo questi video incredibili, ragazzi. Allora, andiamo con calma, però. Salutiamo sempre quei due sul server incredibili. Allora, io voglio provare questi, ragazzi. Mi sto tenendo le chicche per dopo. I Bake Rolls Sour Cream and Onion. Tonde chips di pane. Ah, tipo crostini. Cotte al forno, sottili e sempre croccanti. Allora pure quelle della Valsoia sono fatte al forno, mi sa. Un'esplosione di gusto tutta da sgranocchiare. Divertiti a scoprire i gusti incredibili. Eppure loro battono sul fatto che non sono fritte. Sono tutti distrutti, però l'odore è quello dei crostini della San Carlo. Allora, sono veramente pezzettini di pane? Ecco fatto! Abbiamo trovato pane per i miei denti, letteralmente, ragazzi. Sono dei pezzettini di pane. Mamma mia. Mamma mia. Cioè, guardate la meraviglia. Questo potrei dirvi a mani basse che in assoluto l'alimento di tutte le cosine fino adesso provate, comprese quelle dello scorso video, sto mettendoci dentro anche quelle salate che sapevano un po' di aceto, questo è in assoluto quello che mi fa più pazzia. Non si parla con la bocca piena, ragazzi, però questo è incredibile. Mamma mia. Per 100 grammi 440 kcal. E vabbè, ci potrebbe pure stare. Il pacchetto sono 150, fate per conto, però questo è un bel pacchetto, questo non me lo finisco in un giorno, ragazzi, no? Sono buonissimi, ragazzi, non potete capire. Sono letteralmente pezzetti di pane croccante, al gusto cipolla, che si sente tantissimo, ragazzi. Mamma mia, ve lo dice uno che adora la cipolla. Saluto Giulia Crosbo, che adora la cipolla come me, incredibile. Oltre al sapore di cipolla incredibile, sa tantissimo di questa sour cream. Non so come tradurla sour cream, ragazzi, però si sente il sedano. È incredibile, mi fanno impazzire, ragazzi. Oggi mi sa che pranzerò più tardi, ragazzi, perché ho fatto un errore a registrare questo video prima di pranzo. GG Duc, complimenti. Questi me ne compro un altro pacchetto, per forza. Sono di una bontà, ragazzi. Poi guardate quanto sono carini. Sono buonissime, veramente buone, ragazzi. Ovviamente, ragazzi, inutile dirvi che mostrandovi i pezzetti di pane, qui le molliche volano. Allora, adesso ragazzi andiamo su qualcosa di un pochino più spicy, eh? Tra l'altro ci sono alcune patatine piccanti che ho visto che costano tipo un botto, ragazzi, però mi piacerebbe assaggiarle. Perché io tra l'altro mi mangio anche lo yogurt o spuntino proteico il pomeriggio, ragazzi, quindi se becco una cosa piccante c'ho anche qualcosa di fresco da mettermi in bocca per
eliminare immediatamente il gusto del piccante, ragazzi. Allora, queste qui non erano quotate tanto bene come quelle proteiche. La miniatura è incredibile. Se non sbaglio, ragazzi, sempre per gli appassionati come me della serie del cibo di quei due sul server, in caso ve lo metto in editing, tipo qua o là, sono sicuro che questa marca qui di patatine è la stessa di quelle patatine al gusto formaggio o parmigiano, non mi ricordo, incredibile, che c'era raffigurata una vecchia che teneva una forma di formaggio gigante, che si misero a ridere pure loro perché era fottutamente ridicola. E qui c'hanno un fottuto peperone gigante, ragazzi. Secondo me sono la stessa marca. Ve la metto in editing, ragazzi, promesso. Che dite, proviamo? Secondo me non so tanto piccanti. L'odore sa di patatine fritte in un olio non buono. Non so se ci siamo capiti. Ma è un olio, diciamo, che è stato usato un po' troppe volte. Un po' rossicce, quindi sono un po' piccanti. Io vado, eh. Allora, stavo per dire che sono patatine alla paprika. Però alla fine arriva un po' di piccante, ma è proprio una cosa da 1 a 10 meno 1. Infatti c'è scritto sweet chili and red pepper, quindi peperoncino rosso e sweet chili, cioè cose susse, diciamo, incredibile. Però dai, non so male. Sono patatine alla paprika che poi quando le butti giù arriva una botta da meno 1 di peperoncino, se vogliamo essere proprio super professional. Lo sweet chili credo si senta, perché effettivamente sono anche un po' dolciastre. Le patatine dei pompieri sus non sono affatto male, ragazzi. Non ho capito se sono poliziotti o pompieri, però se fossero pompieri avrebbe senso, perché sennò il piccante, fuoco, pompieri spengono il fuoco, no? Sarebbe anche simpatica la battuta, però. E qui dice per 100 grammi 503 kcal. Ammazza, sono le più energetiche di tutte quante, ragazzi. Però queste sono 40 grammi. Non so male, ragazzi. Le metterei al terzo posto rispetto a queste altre cosine. Però simpatiche. Tocca a loro, ragazzi, le patatine vegane sus. Va bene, sono abbastanza curioso perché la marca è la stessa di quelle patatine appunto al gusto sale marino che l'altra volta mi hanno fatto veramente impazzire, ragazzi. Sono 25 grammi. Allora, dice per 100 grammi 440 kcal. Mi aspettavo di meno per delle patatine vegane. Però vediamo, ragazzi. Sono molto curioso di queste patatine. Allora, l'odore sa di un misto di verdure, praticamente le verdure grigliate sono quelle, e credo che il risultato sia proprio quello, perché guardate, infatti, dicevo, patatine vegane, qui ci sono disegnate delle carote, delle cipolle, che non credo siano mai nella vita cipolle, forse un sedano, non lo so, questa è una carota. Sa di carota, ma è una carota che è stata abbandonata dietro un angolo della cucina per molto tempo. Proviamo questa bianca. La carota è sus, molto dolciastra, però è un dolciastro meh. Questa, vediamo. Non so che cazzo sto mangiando, ragazzi, ve lo dico sinceramente, devo capire. Allora, la carota, ok, questo non so cos'è. C'è scritto che sono un misto di vegetali a forma di patatine, questo l'avevo capito. Però vorrei capire che vegetali sono. Allora, la carota, barbabietola rossa, perché infatti sono tre tipi, ragazzi, vedete, carota, barbabietola rossa e quest'altra non identificata. Allora, la carota sa di carota, ma ripeto, una carota triste. La barbabietola è un po' sus, proviamo quella più scura. Questa è la barbabietola rossa. La barbabietola è la meglio. Però è molto strano come sapore. Non lo so. La barbabietola forse però è la meglio. Rispetto a quelle che ho mangiato fino adesso, ragazzi, è un abisso. Sapete qual è il problema? È che sono dannatamente dolciastre. Cioè, sanno di verdura mista, è vero, perché sono verdure miste e sanno di verdure miste. Quindi questo è vero. Però è un dolciastro sus. Forse con una birra, qualcosa di strong. Per essere delle verdure miste fatte a chips, non sono le peggiori che abbia mai assaggiato. Sono veramente tanto, tanto, tanto dolciastre, ma proprio tanto, tanto. Se fossero state un po' meno dolciastre, avrei gradito di più. Tra mangiarmi queste così e mangiarmi le stesse verdure grigliate con un po' d'olio sopra e un bel pezzetto di pane croccante, preferirei quella variante lì a queste, per farvi capire. Però se fossi costretto a mangiarla un aperitivo, ne mangerei, ragazzi. Però non mi fanno impazzire, lo dico sinceramente. Comunque, delle tre sicuramente la carota è sus, quell'altra un po' più bianchiccia ni, la barbabietola è quella che è più dolciastra ancora della carota, però allo stesso tempo è quella che ha più carattere, diciamo, è quella un pochino più strong, però, ripeto, ni. Adesso andiamo, ragazzi, alla highlights del video, ragazzi, scusate, devo raccogliere le molliche, mamma mia, ragazzi, troppe molliche. Queste non erano quotate molto bene, ragazzi, però ammetto che mi incuriosiscono. Sono 50 grammi, hot chili flavor, quindi piccanti chili, di nuovo. Però questo è hot chili, quella è la sweet chili, va bene. Gluten free, quindi sono pure gluten free, non è male come cosa. Per 100 grammi, 350 kcal. E beh, queste sono 50 grammi, quindi va bene. Ragazzi, di queste ho hype e paura allo stesso tempo, perché ripeto, ho letto recensioni che non erano molto molto buone, quindi sus. Ok, ragazzi.
L'odore è importante, potrei dire. È un odore molto forte. Sono innocue, però l'odore è forte. È un odore piccante. Si sente il chili, posso dire. Però è strano, perché è anche qui un po' dolciastro. Quindi sono un po' sus. Tra l'altro non sono di mais, vero? Assomigliano a quelli della Valsoia. Però la versione evil, diciamo. Quelle sono la versione buona. Questa è la versione demoniaca, diciamo. Io le provo, eh. Diciamo che un assaggio di questo credo mi possa bastare. Piccanti, per capirci, da 1 a 10, 4. Però hanno un retrogusto strano. Hai presente quando ho fatto la battuta che queste erano state fritte in un olio che era esausto? Ecco, questo è proprio archeologico, questo olio. Ne assaggio un'altra. Non lo so, ragazzi, non so come valutarle. Cioè, ve le descrivo. Sono patatine, secondo me, al mais. Piccanti da 1 a 10, 4. Con un forte retrogusto sus. Un po' dolciastre. Però non lo so, nel senso, questa è la classica patatina che ne mangi 3 e poi chiudi il pacchetto e lo riapri dopo una settimana. Non mi fanno impazzire, ecco, diciamo. Forse ho beccato il gusto sus. L'odore credo sia la cosa peggiore di queste patatine. Però dai, non sono terribili. Per essere delle patatine proteiche, non mangiate di molto, molto, molto peggio. Però queste non sono neanche le più buone che abbia mai mangiato. Poi ti arriva un retrogusto di sus, cose piccanti, che non è proprio paradisiaco. Però, per farvi capire, ragazzi, ne ho mangiate 3. E penso possa bastare per questo video incredibile, ragazzi, perché vi ricordo che devo mangiare. Però non sono terribili, ripeto. Allora, se dovessi fare una scaletta come l'altra volta, allora, primo posto, queste, che poi non sono neanche patatine, è pane croccante, ma questo primo posto. Al secondo posto, le Valsoia, GG a Valsoia. Terzo posto, queste. Sono indeciso tra dare il quarto e il quinto posto a queste due. Cioè, se la battono, sono un quarto e il quinto posto al pari merito. Se vuoi più piccante, opti questa. Se vuoi qualcosa di più dolciastro, opti questa. Però, sus. Queste spariscono in poco tempo, ragazzi. Come quelle della Valsoia. Queste proprio volano via. Queste me le mangio con consapevolezza. Queste due le mangio una volta ogni tanto, per farvi capire. Ok, ragazzi? Detto questo, ragazzi, io mi rifaccio la bocca con questi tuc, perché sono letteralmente una droga, ragazzi. E mi sono appena reso conto che veramente quasi ora di pranzo io non ci ho fame, perché, capirai, con questo in mano, quando smetto di mangiare... Ragazzi, incredibile, spero questo video gustoso vi sia piaciuto. Giustamente mi potreste dire, ma come stai in massa, dovresti mangiare tanto, ragazzi, è vero. Però sarà che per un anno abbondante ho mangiato molto molto poco per dimagrire e perdere tutti i chili incredibili. E adesso che sto rimangiando, sto facendo molta fatica a rimangiare delle porzioni grandi di cibo. Quindi io ho fatto sti assaggini di patatine, però io dovrei mangiare, e non è che ci ho fame, quindi devo aspettare un'oretta, quindi mi sa che mi registro qualche gameplay e poi mangio incredibile. Comunque, prossimo episodio assaggeremo altre patatine spazi, tra l'altro ne approfitto per dirvi cosa ho trovato, che ci sono pure dei mystery box, che costano un fottio, ma sembrano molto carine, cose con snack americani, insomma cose strane, ragazzi, che vi prometto in futuro potrei portare incredibili. Per il resto, ragazzi, niente, vi ringrazio per il supporto agli ultimi video, vedo che vi stanno piacendo veramente tanto tutte le serie di gameplay, vi ricordo che sempre in questo arco narrativo ci saranno i primi due episodi delle ultime, tra virgolette, serie che volevo portare sul canale, e mi sono ripromesso di portare almeno il primo episodio prima del secondo anniversario del canale, incredibile, che sono la serie del King e la serie del nonno di papà Castoro, incredibile. Mi ho in mente anche altre serie secondarie, però un pochino più particolari, che vorrei portare in futuro, ragazzi. Però, ripeto, tempo a tempo, ragazzi, qui c'è un uragano di idee, però devo avere il tempo di farle, e molte di queste sono, come dire, loccate dal fatto che non ho né i mezzi fisici né economici sus per farle incredibili, ragazzi. Ma come vedete, il canale sta andando alla grande e quindi lentamente si conquista tutto quanto con il potere del Godoverse. Incredibile! Ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video godoso. Vi saluto incredibile e noi ci vediamo incredibile al prossimo episodio di Sapore di Godo, che spero di far uscire prima di Natale. Così me lo metto pure il cappello di Natale e faccio una cosa più carina, incredibile, ragazzi. Che cosa secondo voi? Ci vediamo al prossimo episodio. Wow!